E mezzi per un metro e sessanta da chiesa, forse. Beh, è un pittore famoso. Lui lavorava per il famoso Giro qua del Pellestrina. Corriere, no, è già morto adesso, è già morto quasi anni fa. Ma Giro del Pellestrina? No, è milanese. Che nome che aveva avuto da Milano? De Gasperi Giorgio. De Gasperi Giorgio. Era forse il più grande ritrattista del Corriere del Novecento. Lui faceva anche le copertine del Corriere della Domenica. Pensa che l'ultimo lavoro che ho fatto mica aveva la barca qua così, no? Diciamo da fare. Sì, ma però è già un barbone, che girava. Allora sono i lunghi, trasandati. Sì. No, ultimamente si aveva. Assolutamente. Dopo sappiamo bene che un pochettino. Viveva da solo? No, Marlene, la compagna, si considerava compagna. Sembra che aveva la moglie, però. Sì, lui che si è sposato, appunto. E anche tuo figlio che ti ha dovuto scherzare. E questo c'è un quadro suo allora? Ma è enorme, questo quadro è enorme. Dove abito qua? Ce l'ho io dentro in casa. Ma è enorme, sarà. Sì. Sarà 5-6 metri, e sarà 1,60, 1,80. Anche di più? Anche 2 metri da qui. No, so. In affitto io qui, villeggiante. Ah, non sono di Pellestrina. Ah, la gente dovrebbe capirlo. Eh sì, come noi altri. Sì, sono di Adria. Adria? Io sono nata all'Endinara. Endinara? Ho lavorato a Lusia tanto tempo, anche all'Endinara frequentavo. E quindi insomma il quadro della casa dove c'è lui? Dove sono qua? Che sei Luca, il quadro originale, ma enorme, grande. Perché lui faceva sempre un quadro della Madonna quando c'era la festa dell'Apparizione. Sì, sì. E ne tiene uno qua da Celeste anche. Sì, mio, guardate, butta l'occhio perché c'è chiuso dal barbiere, perché mi ha detto che non c'era del barbiere. Barbiere perché andava a farsi tagliare i capelli e pagava quei quadri. Cambiava, pieno. C'era un barbiere che sapeva fare comunque. Sì, cioè, non sapeva fare pittori, lui sapeva fare pittori, ma lui sapeva fare le mani. Poi è stato sparito dopo, è stato 4-5 anni. Hai gaffato, c'era il disegno. Lui faceva ritratti in piazza San Marco, dopo si accattava da dire con i clienti perché voleva dare che la fotocopia e tenersi l'originale lui. Vedi che è come che si stia spogliando del vecchio per il nuovo. Certo. E la chiesa e i preti l'hanno rifiutato. Censurato. Sì, perché. Perché sei un popolo da Drio anche insomma. Diciamo la padrona del quadro lo chiamava la Moleca, la Madonna Moleca. La Moleca, no? Che è il granchio che cambia la pelle. Certo. Ma è bellissimo questo qua. Sì, sopra tutte le figure. Si vede ancora il segno. Fatta tempera comunque. A tempera.